Ciao, sono Gabriele e questo sarà il mio secondo video shopping con i saldi. Qua sotto nel box informazioni alla fine vi metterò il link per vedere il primo video di shopping con i saldi. Da dove cominciamo? Da cominciamo dai must have di questa stagione, che però non è in saldo, che però ho comprato lo stesso perché ormai è uno di quei pezzi cult su YouTube e su Instagram e ovunque. Il mondo sta comprando questo oggetto, l'ho trovato carinissimo, è piaciuto anche a me, quindi l'ho preso anch'io. Ed è questo unicorno super colorato di H&M con lo scotch così arcobaleno, l'ho trovato delizioso. Poi da Zara ho preso questa gonna in similpelle. E ho visto che nella nuova collezione di Zara hanno proposto i vestiti così in semipelle traforate, quindi ho detto wow! Quindi è una cosa perfetta anche per la prossima stagione, appunto, per la primavera estate. Ed è una gonna così, ed è un gonnellone che va in vita. E la parte sotto è tutta traforata, quindi non si vede nulla perché qua arriva quasi al ginocchio. Ed è tutta traforata così, ed è un gioco di vedo e non vedo. Sono nella parte davanti, nella parte dietro no, e il fondo è tutto così ricamato con questa, come si chiama? Con questa catenella che sembra fatta quasi all'uncinetto. L'ho trovata deliziosa, appunto, saldi Zara. Poi, sempre da Zara, questa maglia che è una maglia che mi piace perché ha varie sovrapposizioni. Ecco, adesso è al contrario. La faccio vedere giusta perché ha la maglia corta sopra e la maglia invece più lunga sotto, così come se fossero due maglie, invece è un'unica maglia alla fine. Ed è così, appunto, maglia corta che arriva in vita. E poi invece questa qua che è lunghissima, quindi è perfetta per i leggings, con uno spacco laterale e dietro la maglia sotto è fatta così aperta. L'ho trovata deliziosa, se non sbaglio questa qua c'è anche in altri colori. Uno dei miei top preferiti in assoluto del mio shopping con i saldi è questo super cappello bellissimo. Questo è della marca, vabbè, una marca famosissima, Tag Heuer. E guardate che bello. Aspettate che me lo metto bene. Ops, sveglia! Eccolo qua, guardate che bello! Mi sento un po' zarina. Una zarina. No, vabbè, me ne sono follemente innamorata, ho detto devo averlo assolutamente. L'unica cosa è che a Roma non fa sempre così freddo per poterlo utilizzare, infatti spero di poterlo utilizzare a Milano, anzi adesso me lo tengo per tutto il video. Poi, shopping, ok, sono andata nell'outlet che c'è a Castelromano. E da Elisabetta Franchi ho preso questo super vestito bellissimo, no season, ve l'ho detto che sono in fissa con il colore arancione e che compro tutto arancione. E questo vestito stupendo, anche questo qua è tutto girato. E è appunto un no season che va bene un po' per tutte le stagioni. È un vestito semplicissimo, super super scontato del 70% del prezzo outlet, quindi fra un po' me lo tiravano pure. Ed è così, a canottiera, qua tutto questo sbuffo molto, molto bello. Questa è una catena d'oro che arriva in vita e poi c'è il vestito che è lungo, 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 che arriva sotto il ginocchio, quindi perfetto anche per delle cerimonie, perfetto appunto per una serata, né che cosa che non ha le tasche. E me ne dispiaccio un po', se no era veramente il vestito perfetto. Sempre sull'onda dell'arancione, dove l'ho messo? Qua. Sì, sempre sull'onda dell'arancione. Ovviamente la mia mania per Missoni non è finita. C'è una ragazza che ha scritto: "Ah, fai vedere tutte queste cose Missoni perché c'è una collaborazione con Missoni". Con Missoni. Sì, la collaborazione con Missoni è che io compro, io pago e loro mi danno i vestiti. Ma è la stessa collaborazione anche da Zara, H&M, eccetera. Io vado, compro e loro mi danno i vestiti. Questa è una collaborazione magnifica. Penso che tutti potrebbero avere questa collaborazione. E ho preso appunto questa canotta per la stagione estiva, così melangiata, ovviamente sull'arancione, con questo filino di verde acido. E questa è di M. Missoni, non è Missoni, ma M. Missoni.
Poi sono andata da Tezenis, ho preso 250 slip che appunto quelli però in cotone, perché quelli in licra non mi piacciono. E poi ho preso questa, appunto sono le canotte che prendo sempre, questa qua è una colorazione che non avevo, che sono quelle che vi dico che adoro e stradoro da mettere con i maglioncini perché sbuca sotto il pizzo. E questa qua appunto è una colorazione un viola melanzana. Accattatevilla, ed era l'unica small, no, small M che c'era appunto di un colore che mi piaceva. Poi sono andata da H&M, ho preso tre interni di cuscini perché appunto finalmente posso usare i cuscini che ho comprato a Berlino. Sì, ho comprato a Berlino l'anno scorso, 2 anni fa, non lo so. Finalmente ho avuto tempo, la voglia, mi sono ricordata di andare a prendere gli interni. Ecco, tre interni di cuscini, però questi non erano in saldo. Con i saldi ho preso questo runner delizioso, così tutto fiorato. Io uso a casa, uso solamente runner a tavola. Così tutto fiorato, io l'ho trovato primaverissimo. Anche se appunto era della collezione invernale, così con tutti i fiori, le tazze, le farfalle che adoro. E poi anche i suoi 4 tovaglioli. Anche se ho preso un runner solo, però i tovaglioli venivano venduti solamente a 4. Vabbè, va bene lo stesso. Non in saldo, aspettate, non in saldo della nuova collezione per rimanere in mood farfalle. Ho preso il set nuovo da bagno perché appunto quello che ho nel bagno piccolino si è rotto cioè il dosatore per lo sapone per le mani, si è rotto il cappuccio del contenitore, quindi in questi anni ho fatto un po' di danni e quindi ho detto ok, cambiamo tutto il set. E ho preso questo set delizioso, chissà se si riesce a vedere qua, così vedete tutto con le farfalle, appunto il sapone liquido. Li metto qua, questo qua per gli spazzolini, questo qui, la scatolina che dell'altro avevo rotto il coperchio, così la scatolina contenitore appunto con la farfalla in rilievo e con tutte queste farfalle così in rilievo, e poi anche il portasapone, che però non uso sapone solido, ma uso solo sapone liquido, ma il sapone solido lo uso solo per lavare i pennelli. Ed è questo qua, guardate che bello, appunto. E questo è tutto il mio shopping con i saldi e non saldi, quindi una via di mezzo fra shopping, fra i saldi, no? Perché appunto ormai adesso stanno, c'è tutta la nuova collezione, come diceva qualcuno, bravo, intelligente, della collezione dei saldi, no, entro nei negozi e mi piace tutto dei saldi, no, cos'è che diceva? Aspetta. Sì, dei saldi mi piacciono i nuovi arrivi. Ecco cosa diceva. Dei saldi mi piacciono i nuovi arrivi. Quindi praticamente quando si arrivano i saldi, ovviamente vedi tutte queste cose belle, nuove, per la primavera e l'estate, e non pensi più al saldo e compri tutte le cose nuove. E niente, dal mio super cappellino, questo è tutto il mio shopping. Spero tanto di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ed eccoci qui con il video sul mio shopping coi saldi. Non penso di averne fatto uno, no. Questo è il primo video di shopping coi saldi, sì.